Buonasera a tutti e benvenuti. Benvenuti a tutte le persone che sono qui da Pizzighettone, da Regona, da Roggione. Benvenuti anche alle suore, figlie dell'oratorio. Benvenuti ai seminaristi con Don Marco e Don Francesco. Sono qui a sostenere Andrea e Alberto che hanno una parte attiva nel musical. Benvenuti appunto a tutti voi. Benvenuti anche ai gruppi che ci sono di altri oratori e ai sacerdoti che li accompagnano. Questo musical, che è dedicato alla figura di San Vincenzo, cade in una circostanza particolare per le parrocchie di questo territorio, di questa unità pastorale, perché il 7 novembre, tra due giorni, ricorderemo i 100 anni dalla morte di San Vincenzo. E appunto la serata di ieri, questa sera, i prossimi giorni, saranno appunto un momento di ricordo bello e intenso dedicato a lui. Per chi non lo conoscesse, San Vincenzo è stato un sacerdote nato qui a Pizzighettone nel 1845 e che ha trascorso i suoi primissimi anni di ministero anzitutto nella parrocchia di San Rocco in Gera e poi dal 1873 al 1883 è stato parroco nel vicino paese di Regona. È stato un parroco, viene ricordato, viene descritto come parroco molto zelante, che ha avuto una grande attenzione, lo si capirà anche dal musical di stasera, una grande attenzione e una grande sensibilità per i giovani, in modo particolare al suo tempo per la gioventù femminile. E come aiuto ai sacerdoti che erano impegnati nella vita delle parrocchie, anche come forma di attenzione rispetto al mondo giovanile, ha fondato l'Istituto delle Figlie dell'Oratorio, rappresentato anche qui questa sera dalle suore, figlie dell'oratorio che vengono dalla nostra comunità e dalle comunità vicine. Da Regona poi San Vincenzo è stato trasferito a Vico Bellignano, dove è morto appunto nel 1917, il 7 novembre. È una figura molto bella di sacerdote che merita anche nella nostra diocesi, anche da noi sacerdoti, seminaristi, di essere conosciuta. E questa sera questo bel gruppo di giovani, di adulti, di Pizzighettone, di Regona e di Roggione ha pensato di presentare un po' la figura di San Vincenzo attraverso questa forma del musical. Allora a tutti buona serata, benvenuti e buona visione. Orizzonti di cielo e di mare, nel mio viaggio per la libertà, altri uomini devo incontrare in nuove città. E nel silenzio dei grandi deserti, la sua voce mi consolerà, la sua luce poi nella notte mi guiderà. Strada che non conoscevo mi porta da voi, e con nuovo coraggio vi parlo ancora di lui. Io viaggerò con te, camminerò con te, un'avventura grande sarà. Racconterò l'amore per noi.
giorno troverai. Viaggerò con te, camminerò, un'avventura grande sarà. La gioia insieme a noi. Viaggerò con te, camminerò, cercando sempre la verità. Le tue lettere tra le mie mani sono immagini di carità. Vedo un volto che mi racconta. Adesso tocca a me. No, tocca ancora a lei. Sì, vado avanti finché non sbaglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Preso, ho testato la riga. Adesso tocca a me. Vincenzo! Vincenzo, dove sei? È mio padre, è meglio che andiate. Lo sapete che non vuole che giochiamo qui. Sì, padre. Vincenzo, cosa stai facendo lì? Hai già finito di fare i compiti? Sì, ed ho anche pulito la soffitta. Bene, bene. Ma non sarebbe meglio che tu vada ad aiutare tua madre, piuttosto che star qui senza far niente? Le avevo già chiesto se aveva bisogno di me. Va bene, vado al mulino. Vincenzo, prima di andare a catechismo ricordati di andare a prendere le uova nel pollaio. Sì, padre. Beh, è giusto che io ascolti mio padre, ma giocare con gli amici non è sbagliato. Il mio cuore si riempie di gioia quando sono con loro. Non è forse quello che Dio vuole per ciascuno di noi? Che il nostro cuore sia pieno di gioia e che sia pieno di Lui? Ma nessuno sembra capire. Su cosa provi e su come stai? Quando ti chiedi chi sarai, mi hai sussurrato quanto vuoi la libertà. Dimmi ora la tua voce, dov'è finita? Sei molto più di questo, più di ogni giorno perso. In ogni tuo respiro c'è più dell'universo. Io sento quanto spendi, anche quando sbagli. Ho posto in te un destino, a te la scelta sul cammino. Ma bravo il mio Vincenzo, vedo con piacere che stai studiando. Ma a proposito di studio, sai che oggi ho incontrato la Teresina, la mamma del tuo amico Marco. Mi ha detto che il tuo amico non vuole più andare a scuola. Vuole andare ad aiutare suo padre nei campi insieme ai suoi fratelli. Ma le ho detto, Teresina, di 3 figli, 2 lavorano già. Almeno l'ultimo, lascialo studiare.
E sai lei che cosa mi ha risposto? Le mei nasen vif che in dutur mort. Ma Vincenzo? Vincenzo, mi stai ascoltando? Ah, sì, dicevi mamma. Niente, dai, lascia stare. Vieni qui, aiutami a preparare la tavola per tuo padre, che come al solito i tuoi fratelli sono tutti scappati. Ma... è un po' che hai la testa tra le nuvole. Si può sapere che cos'hai? Ho già capito. Di' la verità. Stai ancora pensando a suo fratello Giuseppe che è entrato in seminario, vero? Se vuoi diventare prete, devi pregare, ragazzo mio. Te lo ricordi o no come si raccoglieva in preghiera tuo fratello? Sì, ma io non sono ancora in seminario. Però ci vorrei andare. Vieni qua. Devi pregare con tutto il tuo cuore e vedrai che se è questo il destino che il Signore ha scelto per te, ti indicherà la strada da seguire. Ma fino a quel momento lo sai che tuo padre ha proprio bisogno di due belle braccia forti come le tue al mulino. Aiuto, mamma, aiuto! Cosa succede? Non si corre in cucina? Allora, fermi! Giù le sedie! Allora, cosa sta succedendo? Fermi! Allora... Rocco mi rincorre con un raspo in mano. Che cosa? Fuori le mani, anche l'altra. Ah! Ma quante volte ve lo devo dire che non si gioca con gli animaletti? Forza, portalo subito fuori dove l'hai trovato. Rimettete a posto tutto prima che torni vostro padre. Forza, veloci, su. Buonasera, padre. Buonasera. Ecco, adesso fuori a giocare che vostro padre è stanco, eh? Bentornato, caro. Ma avete fatto tardi questa sera? Lo so. Ma il lavoro in questo periodo è molto. Anzi, visto che tra poco sarà estate e le scuole saranno chiuse, sarebbe meglio che Vincenzo vedesse il mulino anche al mattino. Anche al mattino? Ma non vi sembra un po' troppo per un ragazzo così giovane? E poi il nonno ha anche promesso di insegnargli a portare la barca in Adda. Ma non è più un bambino! E sta diventando grande. Io alla sua età lavoravo dal mattina alla sera. Sì, beh, erano anche altri tempi. Sapete, oggi mi ha detto ancora di voler entrare in seminario. E voi cosa avete risposto? Gli ho detto che deve portare pazienza, che l'ora di Dio per lui non è ancora suonata. Ci parlerò io. Ma dove andate? Non finite nemmeno di cenare? Ora devo portare dentro il carro prima che faccia buio. Cenerò più tardi. Ma ho sentito quello che avete detto poco fa, ma io sono deciso, sarò prete ad ogni costo. Ma è proprio questo che vogliamo io e tuo padre. Sì, aiuterò mio padre e intanto studierò e quando Dio piacerà entrerà in seminario. Tesoro, adesso però non ci pensare troppo e dai, vai a giocare insieme ai tuoi fratelli. Sempre
Purtroppo, figlio mio, noi siamo poveri e le tue braccia sono un grosso aiuto, ma come posso chiederti di non seguire la tua via? Io ti vedo pregare, capisco che tu potresti donare al mondo intero un amore immenso, e capisco il mio egoismo, ma sono debole. Sembra scontato, figlio mio, ma la vita non è così facile e non riesco a dirti di abbandonarci, di seguire il cammino che ti renderà felice. Sembra scontato, figlio mio, ma la vita non è così facile e non riesco a dirti di abbandonarci, anche se sai vorrei sempre il meglio per te. Signore, tu che lo cerchi tanto, aiutami a scegliere il meglio per lui e per noi. Vincenzo, possibile che ogni tuo momento libero lo passi su quei libri? Se vuoi diventare prete, lo diventerai. Ma io ho ancora bisogno di te, il mulino. Cerca di capirmi. Il tempo passa e questo mio sogno si fa sempre più vivo nel mio cuore. Sento un grande desiderio di voler bene, di fare del bene, di donare Dio agli altri. Questo mi dà una grande gioia. Ma qualche volta penso, si realizzerà mai questo mio sogno? Tu
adesso, adesso, solo me stesso, qui nudo di fronte a te, fissa il mio sguardo e chiedi quello che vuoi, ma chiedilo adesso, se non hai capito, se amore o finzione, se è solo passione, tu pensa a quello che vuoi, ma io sono qui, se adesso, dimmi, dillo se lo vuoi, adesso, dimmi, dillo se mi vuoi, i miei difetti, li conosci tutti, insieme agli eccessi e alle contraddizioni, tu pensa a quello che vuoi, ma io sono qui, se adesso, dimmi, dimmi se lo vuoi, adesso, dimmi, dillo se mi vuoi, io sono qui, col mio cuore tra le mani. Sì, sono qui, oltre le sbaglie e le illusioni. Io sono qui, col mio cuore tra le mani. Sì, sono qui, oltre le sbaglie e le illusioni. Io sono qui, col mio cuore tra le mani. Sì, sono qui, oltre le mie sbaglie e le illusioni. Ecco fatto. Anche oggi siete bella e pulita come vi vuole il reverendo. Le ore che passa inginocchiatola davanti a pregare, lo sapete solo voi e lui. Sì, è proprio un sant'uomo, Sempre pronto a farsi in quattro per aiutare tutti. E così gli rimane poco tempo per se stesso. Ma dovreste rimproverarlo voi ogni tanto, Come adesso, guardate, è già ora di cena e lui dov'è? È in cesa a confessare. Oh, per carità, per carità, sarà anche il suo mester, però... Don Vincenzo, ho bisogno di voi! E lui scibi prun. Sì, sì, arrivo. Pranzo e cena. Oh, lui agli urari, le mai, mai a ca. E io? E mi? Codei sempre pronta a fargli riscaldare la minestra a tutti gli orari. Certe volte mi domandi anche. Ma con tutti i pre che gherangir, ma proprio la perpetua di Don Vincenzo che ride fa, Però, adesso che ci penso bene, no, non cambierei proprio con nessuno. Oddio, ma che manca mo la corona? Vevet, che è da
andata a movia la corona del rosario? Oh, quando confessa qualcuno e gli dà come penitenza di dire il rosario, e poi se fa, che regala anche la corona. Ma si per mia fa che li robi chi essere sempre più avanti. Ma chi permesso. È? Permesso. Avanti, entrate. Buonasera. Permesso. Buonasera, buonasera, Sonia. Sera. Buonasera. Avete bisogno di qualcosa? Sì, noi volevamo parlare con il reverendo, ma non è in casa? Oddio, sì, c'è. Però me l'ha incesa a confessare. A quest'ora? Lo sapete bene come è fatto, eh? Ma se volete lasciare detto a me, riferirò senz'altro. Sì, noi in verità eravamo venuti per ringraziarlo. Ah sì? Ringraziarlo? E di che? Ecco, vede, qualche mese fa eravamo davvero disperati. Sapete, i miei fratelli sono ancora piccoli e non possono aiutarci nei campi. E quando ci è morto il cavallo non sapevamo più dove sbattere la testa. Non avevamo i soldi per comprarne un altro, ma Don Vincenzo si è prestato subito ad aiutarci e in breve ci ha recuperato un altro cavallo, che seppur cieco fa molto bene il suo lavoro. Ecco perché noi volevamo ringraziarlo con un piccolo dono. Dai, dai, Ernesto, mettilo. Prego. Sono tutti frutti del nostro lavoro. C'è del pane, del salame, un po' di un formaggio, della frutta. Oh, ma grazie, grazie. Ma non dovevate disturbarvi? Anche voi siete una famiglia numerosa? No, no, non preoccupatevi, Tonia. Siamo ancora in debito noi con Don Vincenzo. Per favore, ditegli che passeremo domani per salutarlo di persona. Buonasera. Arrivederci. Buonasera, buonasera. Arrivederci. E grazie ancora di tutto. Buonasera. Un cavallo. No, ma dici, è il gare regalato, è in cal, ma tu sarai andata, Tol, ma, sono mia. Stavate dicendo qualcosa, Tonia? No, stavo dicendo qualcosa, no. No, stavo solo parlando tra me e me. A proposito, sono appena andati via la signora Tina con suo figlio. Hanno portato questo cesto per ringraziarla del piccolo dono che gli avete fatto. Ah sì, sono proprio brave persone quelle, ma non dovevano disturbarsi. Ah, è quello che gli ho detto anch'io, eh. Quale parole? Ma quanta bella roba che c'è qui, Tonia. A vederla mi è venuta proprio una fame. Allora vado subito a riscaldarle la minestra. Grazie, grazie mille. En caval, el garigalat en caval. Avanti, avanti, aperto. Oh, buonasera Don Vincenzo. Ah, sei tu Bruno, che piacere vederti, ma qual buon vento ti porta? Sono venuto a vedere come state. Io? Bene, bene, siediti, siediti pure. Grazie Don Vincenzo. Ma tu piuttosto, dimmi, lavori ancora dal maniscalco di Pizzighettone? Oh, ecco, vede, c'era poco lavoro, sa com'è. Ho capito, ho capito. Non ti andava nemmeno quello di lavoro, ma benedetto uomo, con tutta la fatica che ho fatto per trovartelo, quando ti deciderai a mettere la testa a posto e prenderai moglie? Ma quanta bella roba che avete qui, Don Vincenzo. Ah, sì, è. Mi è appena stata donata. E tu, hai mangiato questa sera? Sì, qualcosina. Ho capito. Dai, prendilo e portalo via, su. Ma grazie, Don Vincenzo. E lei? Ma io ho già mangiato, non preoccuparti. Però vai, vai, prima che arrivi la Tonia. Grazie, Don Vincenzo. Tornerò ancora a trovarla. Ah, non ne dubito. Come si tiene l'applauso? Don Vincenzo! La minestra è pronta di là in cucina. Grazie, vado subito. Ma dove l'avete messo il cesto? Beh, ecco, l'ho mangiato. Tutto? Anche il cesto? No, quello l'ho messo di là in sagrestia per raccogliere le offerte.
Sì, sì, per raccogliere le offerte. Adesso capisco cos'erano tutti quei grazie, quei arrivederci, quei buonasera che sentivo quando ero là in cucina. Ve li raccomando io, i santi uomini. Sì, ma, sì. Tonia, tutto bene? Ah, cari miei violetti, ve li raccomando proprio i santi uomini. Oh, gli hanno regalato un cesto con ogni ben di Dio e cosa ha fatto? Dopo due minuti, la mia bella è regalata un altar, eh? E poi sono venuta anche a sapere che ha regalato un cavallo. No, ma dici, è un cavallo, cioè, mia! Lo sai, Tonia, lui è fatto così. Non riesce a rimanere indifferente davanti ai bisogni degli altri, non riesce a stare con le mani in mano. Sì, però per me regalare un cavallo e mi pare un po' esagerato, però... Come vorrei che anche nel mio cuore ci fosse questa carità dolcissima, fatta di gesti sinceri, di premure. Già, questo è il suo miglior difetto, ma quanto vorrei fosse anche il mio. Ha sognato un mondo diverso, un punto azzurro nell'universo. Quel mondo piccolo gli è apparso immenso, perché l'amore generava il resto. Se il tempo non bastasse per far un nuovo mondo, ci crederei comunque, è più forte di me. È questo il suo miglior difetto, non è giusto restare qui a guardare il nostro mondo bruciare lentamente senza fare niente. Voglio vivere. C'è chi lotta perché ha visto da sé la bellezza di un mondo più giusto. Costa ammettere che dipende anche da me. Il domani è ciò che oggi scelgo. Se il tempo non bastasse per fare un nuovo mondo, ci crederei comunque, è più forte di me. E questo il suo miglior difetto, non è giusto restare qui a guardare il nostro mondo fare niente, resistere. Io voglio vivere. Nella vita di chi guarda il passa, non ho mai capito mai dove sia la dignità, nella vita di chi se ne frega. Sento una verità, è più forte di me, in ogni cuore c'è già scritto che una sola vita vale l'umanità. Questo il suo miglior difetto, io non posso restare qui a guardare il nostro mondo bruciare lentamente senza fare niente, resistere. Io voglio vivere.
a fare casotto anche stasera? Eh? Ma no, Tonia, siamo venuti a trovare Don Vincenzo. Ah no, eh? La Sile sta di là e anche le mantre a mangiare tranquilli. Ma voi altri, a casa vostra, chi mai niente fa la sera? Ma Tonia, ma d'inverno cosa possiamo fare se non venire qui a chiacchierare un po' con Don Vincenzo? È bello parlare con Don Vincenzo. È vero, ci dice tante cose interessanti e soprattutto è l'unico che ci ascolta e che ci lascia parlare. Sì, e poi con lui non ci annoiamo mai, perché c'è sempre qualche cosa da fare e anche lui si diverte a stare con noi, eh. Ah, sì, sì, si diverterà anche, però dopo quella che mette a posto io, sono sempre mine, eh? Ecco. Su, Tonia, non fare così. Devi essere più allegra. Ma sì, ma fai un po' come noi. Sì, sì, va bene, ok. Adesso basta perché mi bene stufato. Ma le mie allora le dali, sì, dai, sì. Tonia, cosa succede qui? No, niente, stavo dicendo ai ragazzi, entrate, entrate, accomodatevi. Sì. Ciao ragazzi. Che bello avervi qui. Ciao Chiara. Buonasera Don Vincenzo. Ah, ci sei anche tu Enrico. Buonasera. Sedetevi pure. E anche stasera siete riusciti a far arrabbiare la Tonia? Ma no Don Vincenzo, non ci sembra di aver fatto nulla di male. Don Vincenzo, abbiamo solo fatto un po' di baccano. Non dimenticatevi che siamo giovani. Ah no, me lo ricordate ad ogni momento. Noi veniamo qui perché voi siete l'unico che ascolta i nostri problemi. Problemi? Ma che problemi volete avere alla vostra età? Beh, in fondo voi li conoscete meglio di noi. Ma di che ti lamenti? Non stiamo mica forse bene così. Abbiamo tutto quello che vogliamo, no? Sì, beh, a te basta trovarti con gli amici la sera e va tutto bene. Sì, però in fondo il mio dovere lo faccio. Sì, ma pensi sempre solo a te stessa, mai agli altri. E tu? Tu cosa fai per gli altri? Io qualcosa lo vorrei fare. Sì, però io non ho voglia di stare qui a sentire queste cose, perché voglio solo divertirmi. Certo che quando inizi con queste frasi non ti capisco proprio. Sì, ma io ho voglia di fare baccano e non di stare qui a sentire tutte queste cose, quindi me ne vado, perché stasera non riesco proprio a... Ma no, dai, ti prego, non mi sembra di fare tutta questa scena. Fiela, resta qui con noi piuttosto. Don Vincenzo, come posso non avvertire quel vuoto che avverto io? Quel desiderio di trovare un senso alla vita, di trovare qualcosa per cui valga la pena spendersi. Però a volte ho paura ad ascolto a questi pensieri. Sai, Lucia, Dio vuole la nostra felicità e per questo non ti chiederà mai di fare qualcosa che possa renderti infelice. Sapete, più passano gli anni e più mi accorgo che tutti intorno a noi hanno un grande bisogno di felicità, di un gesto gentile, di una parola di conforto, di sentirsi amati. Ma sapete, da solo non ce la posso fare, non posso arrivare a tutti. Nelle sfide di ogni giorno metti cuore ed energia e proteso verso il sogno, non importa quale sia. Mette a fuoco il tuo percorso, ogni tua difficoltà, porta dietro il tuo trascorso, prospettiva cambierà. Sopra il filo del destino il tuo viaggio inizierà, come appeso allo spartito delle possibilità. Prendi in mano il tuo coraggio e prendi in mano i tuoi perché, attraverso questo viaggio, verso il mondo e verso te. E se a un tratto qualche cosa sembra insormontabile, se ti sembra una salita troppo ripida per te, c'è bisogno di una squadra che cammini insieme a te per tagliare quel traguardo da condividere. Il cammino della vita mille strade ci aprirà. Ah, ogni passo è un'altra sfida verso la felicità. C'è bisogno di una squadra che cammini insieme a te per tagliare quel traguardo da condividere. Siamo tratti di un disegno che una forma prenderà, tutti insieme
viaggio, a volte cambia direzione. Che sfidando sempre il limite tra il sogno e l'illusione, noi siamo tratti di un disegno che nessuno fermerà. Se ogni giorno a colorarlo chiuderai la volontà. Sfidando sempre il limite tra il sogno e l'illusione, siamo tratti di un disegno che nessuno fermerà. Se ogni giorno colorarlo userai la volontà. Bella idea, Don Vincenzo. Una figlia dell'oratorio. Sono stata scelta dal Signore per far parte di questa nuova famiglia religiosa. Anche se, ad essere sincera, questo mi spaventa un po'. Meno male però che ci sono le mie consorelle. Viviamo qui, in questa casa, vicine le une alle altre come le corde di uno strumento. Cerchiamo di aiutarci, di stimarci, di accettarci per quello che siamo. Suora Agata, serve una mano? Ma no, grazie sorella. Ho appena lavato il pavimento della cucina. Vado a prendere un po' d'acqua per sciacquarlo. Suor Beato un marcello! Calma, suora Anna, cos'è successo? Non lo so, sono andata in cucina per controllare il minestrone e a un certo punto mi sono trovata per terra, col vestito tutto sporco. Il porto? Cosa c'entra il porto? Il vestito tutto sporco, suor Teresa! Ma sì, certo! Ma com'è successo? Non lo so, c'è tutto bagnato di là. Beh, io vado a prendere un po' d'acqua. Fammi un po' vedere. Ma che disastro. Proprio oggi che devono giungere le nostre consorelle. E anche il nostro fondatore. Ah, ci metterà in riga, con le sue parole. Come fa sempre, con dolcezza, ma anche con fermezza. Ci aiuta ad essere fedeli alla nostra scelta. Eh sì. Che poi, volete sapere come sono diventata una figlia dell'oratorio? Come? Un giorno Don Vincenzo diceva quale deve essere la caratteristica che contraddistinguono i suore. E qual è? Dici. Diceva che la nostra caratteristica deve essere la giovialità e che la gioia che abbiamo nel cuore dobbiamo mostrarla negli occhi, sul viso e in tutti i nostri gesti. Ma la gioia mica si improvvisa. E neppure si può fingere. Deve essere qualcosa di spontaneo. Di naturale. Di abituale e profondo. E di limpido. Certo, ma questo ci si può allenare. Si può gioire
la perseveranza si può gioire usando la pazienza. Metti questo piede così, sposta qui quell'altro, prova a camminare, senti il tempo fa ta ta ta. Gira a destra il busto, muovi quelle mani, fatti conquistare da ta ta ta, fatti trasportare da ta ta ta. Ama questa gioia che fa da ta ta ta. Niente di più bello non c'è che poter ballare, balla e puoi gioire, sogna questo ta 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 ta. Cullalo per ore, mettici la voglia e ti spalla il cuore con ta ta ta. Le tue gambe in festa con ta ta ta. Ama questa gioia che fa ta 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 ta. Puoi far crescere tu e darne ancora di più, la gioia che è amore, se fa ta 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 ta, e fa ta 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 ta. Metti questo piede così, sposta qui quell'altro, prova a camminare, senti il tempo fa ta ta ta. Gira a destra e busto, muovi quelle mani, fatti conquistare da ta ta ta, fatti trasportare da ta ta ta. Ama questa gioia che fa ta 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 ta, ta ta ta. E vedrai che la gioia la puoi far crescere tu e darne ancora di più, la gioia che è amore, si fa ta 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 ta, e fa ta 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 ta. Oh Gesù, sono già qui. Oh, avanti, avanti. È permesso? Oh, sei tu, Lucia, vieni, vieni pure. Ho portato le uova che mi avete chiesto. Oh, grazie, cara. Bene, bene. Qualcuno? Sì, sì, è arrivata Lucia per la cena. Ah, ciao Lucia, pensavo fosse Don Vincenzo. Ma visto che sei qui, perché non porti di là le uova intanto che io vado a prendere i soldi? Ah no, io in cucina non ci torno più. Su, su, non fare storie. E mi raccomando, cambiati il vestito. Va bene, va bene. Ma come mai siete così agitate? Chi state aspettando? Don Vincenzo, il nostro fondatore, e le nostre consorelle dovrebbero essere qui a momenti. È un grande giorno per questa casa. Ah, capisco. Ma come mai tutta questa attenzione per lui? In fondo è solo un prete come tanti altri, no? Beh, direi di no. È il fondatore del nostro ordine. Comunque, cara, tu aspettami qui. Vado a prendere i soldi e torno subito. D'accordo. Avanti. È permesso? E tu chi sei? Ah, Lucia, credevo fossi una delle mie suore. Ma Don Vincenzo, cosa dite? Anche se sono spesso qui, di certo non sono una suora. Beh, adesso non lo sei. In futuro, chissà. Non ci penso neanche. Faccio già fatica ad andare a messa la domenica, figuriamoci suora. Ma forse dovresti iniziare a dare seriamente ascolto al tuo cuore. Sai, Lucia, Dio ci ama così come siamo, con i nostri pregi e i nostri difetti. Ci ama di un amore speciale e una sola cosa ci chiede, di amare. Metti amore, Lucia, metti amore in ogni cosa che fai, nelle cose grandi come in quelle piccole ed umili, e vedrai che Dio parlerà al tuo cuore. A dire il vero, io ho un grande desiderio. Vorrei fare qualcosa di veramente grande. Vorrei vivere lasciando un segno dietro di me. Ma poi penso di essere solo un egoista.
sono così confusa. Ma insomma, come faccio a capire che cosa vuole il Signore per me? Cosa vuole che faccia della mia vita? Ed eccomi qua, senza una meta, senza una strada, senza sapere quanto manca e dove vado, cosa non vedo, vale così poco questo tempo se non capisco dove sono e quello che sento, ma io so che voglio un sogno e voglio un senso, voglio una partita che mi faccia dare il meglio, che questa vita sia la mia strada in salita, che mi possa guidare ciò che amo e così sia. Ed eccomi qua, ci son passata di nuovo a pelo, come l'ultimo istante in cui cadevo, ad occhi chiusi, quando chiedi ormai non credi che ci sarà qualcosa lì per te, ma in fondo è in quel momento che voglio un sogno e voglio un senso, voglio una partita che mi faccia dare il meglio, che questa vita sia la mia strada in salita, che mi possa guidare ciò che amo e così sia. Che questa vita sia la mia strada in salita, che mi possa guidare ciò che amo e così sia. Ti conosci uomini che senza aver lottato abbiano donato un senso in più a questa vita, conosci sogni degni del nome che gli hai dato, che non ti siano costati sangue, occhi al cielo, ed è così che io credo. Voglio un sogno e voglio un senso, voglio una partita che mi faccia dare il meglio, che questa vita sia la mia strada in salita, che mi possa guidare ciò che amo e così. Che questa vita sia la mia strada in salita, che mi possa guidare ciò che amo e così sia. Mami, mami, è stata una giornata dura anche oggi. Ci credo, non è facile tenere a bada tutti questi bambini. Ma a proposito, sono proprio contenta che anche quest'anno siate qui con noi ad insegnare. Anch'io sono contenta. D'altro canto, il nostro ordine ci tiene molto alla formazione dei ragazzi. Ma avete anche tanto altro da fare? Sai, Don Vincenzo ci dice sempre di fare del bene in mezzo alla gioventù, ma anche di essere presenti in parrocchia per sostenere i sacerdoti, i seminaristi con la nostra preghiera e il nostro umile aiuto. Prendimi, prendimi se sei capace. Ma io cosa ti faccio? Nicola, vieni qua. Fermati un attimo, calmati. Cos'è successo? Io non voglio più essere vicino di banco di Andrea. Di Andrea? Ma come mai?
Lui mi prende sempre in giro. Ma se l'avevi scelto proprio tu come vicino? Facciamo così. Chi è che vorresti avere come vicino? Elisa. Chi? Elisa. È innamorato. Ma... è innamorato. Cioè... ma... santo cielo, ragazzi! Ma volete stare un po' attenti? Buongiorno, suor Lucia. Buongiorno, ti vedo affannata. Buongiorno, suor Anna, mi può tenere la tovaglia un attimo? Ma guardi, certo. Qui. Arrivo adesso dalla parrocchia, perché stavo aiutando Don Antonio a sistemare la chiesa, perché domani i nostri ragazzi avranno la prima comunione. Già, le prime comunione domani. Sì, mamma. Soltanto che adesso mi aspettano in classe per fare un altro lavoro. Caspita. Com'è difficile rimanere accanto a questi ragazzi sempre così serene, gioiose. Guarda, non dirci niente. E poi ci sono sempre mille cose da fare. L'oratorio, la scuola, la catechesi da preparare, il cortile da pulire e mai nessuno che dà una mano. Io davvero non credo di farcela. Suor Lucia, che cosa succede? Lo sai che non si può essere così musone quando si ama il Signore. Come fanno gli altri a capire che dentro di noi c'è tanta gioia nel servirlo? Dobbiamo dimostrarlo con la nostra vita. Sassuora Anna, andiamo che le devo dire della cugina di mia mamma. Guardi, non sa cosa è successo. Ho fatto un grande sogno, tu eri con me. Tanti sguardi vicini, ma ognuno pensava per sé. Solo lui, sogno, che mi parla d'amore. Ecco quel che ci vuole. Così la mia tristezza vola via e saprò portare a tutti l'allegria. Senza stancarmi camminerò ed ogni cuore conquisterò. Ora il sogno è realtà, perché noi siamo insieme, anche tu qui con me, è il disegno su di noi. Una vita nuova ormai ti chiede di essere grande, anche solo se con gioia sai cantare. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Inizia un nuovo giorno speciale per me, cercherò chi è lontano e non vuole pensare che a sé. Solo colui che mi parla d'amore, ci vuole. Così la mia tristezza vola via e saprò portare a tutti l'allegria. Senza stancarmi camminerò ed ogni cuore conquisterò. Ora il sogno è realtà, perché noi siamo insieme, anche tu qui con me, è il disegno su di noi. La vita nuova ormai ti chiede di essere grande, anche solo se con gioia sai cantare. Insieme cantare, insieme scherzare, insieme cantare, insieme, insieme giocare, insieme scherzare, insieme cantare, insieme cantare, insieme cantare. Ora il sogno, vita nuova ormai ti chiede di essere grande, anche solo se con gioia sai cantare. È questo che ci ha lasciato. È questo ciò che vogliamo rimanga di lui. Un prete contento che ha saputo dare ascolto al sogno che Dio gli ha messo nel cuore.
Anche tu puoi essere un uomo contento. Dai ascolto al tuo sogno. Il nostro cuore, quando è pieno di amori di Dio, non sa cosa farne dagli altri amori, capite? All'opera dunque! Il nostro cuore, quando è pieno di amori di Dio, non sa cosa farne dagli altri amori. Allora, capite? Che aspettiamo Don Andrea che arrivi per fare ringraziamenti, saluti, che poi concludiamo. Passeranno adesso tra il pubblico loro, questi cinque bambini che hanno recitato con noi,
e vi distribuiranno un'immaginetta di San Vincenzo con dietro la preghiera che reciteremo tutti insieme per concludere questa serata. Allora intanto, vai, vai, vai! Anche loro che vogliono diventare preti contenti. Bravo Ale! Aperte. Credo che il musical abbia fatto vedere bene come tutta la vita di San Vincenzo è stata una lode resa a Dio, è stato un grazie reso a Dio con tutta la sua esistenza. E mi sembra che anche questo musical, un po' per come è nato, un po' per come è cresciuto, possa essere interpretato proprio con un senso, come un'espressione di questo grazie reso a Dio. E in modo particolare questa sera questo grazie è stato espresso attraverso la freschezza, attraverso l'entusiasmo delle voci, dei canti, dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e degli adulti che ci hanno accompagnato a scoprire la figura di San Vincenzo. E grazie per quello che Dio ha operato nella vita di San Vincenzo, per quello che ha operato attraverso la vita di San Vincenzo, ma anche per quello, ce l'hanno detto nel messaggio finale, che opera anche nella vita di ognuno di noi. E così, ecco, è piaciuto un po' leggere il musical che ci hanno presentato in questo senso di un grazie che con San Vincenzo rendiamo a Dio. E poi il grazie reso a Dio chiaramente si incarna anche in un grazie reso a tante persone umane. Allora è appunto il momento di ringraziare. Un grazie in modo particolare, e man mano le persone si avvicinano, lo rivolgiamo a Paola, che è stata un po' l'anima. Ha voluto... Il grazie anche a Giancarla, che ha seguito la regia del musical. Il grazie a tutte le persone che si sono prestate come attori. Giancarla ci ha raggiunto. Grazie a tutte le persone che si sono rese disponibili come attori, giovani, adulti, senza nulla togliere a loro, un riconoscimento anche ai bambini, ai più giovani, perché sono stati proprio bravi. Poi grazie anche al coro guidato da Monica. Grazie a tutti quelli che hanno dato la loro disponibilità per i balletti guidati da Laura. E poi grazie anche a tutte le persone che hanno seguito i costumi, a tutte le persone che hanno seguito la disposizione e gli arredi, alle persone che hanno seguito i microfoni, le luci, la regia appunto anche di questi aspetti.
Se consentite un giudizio personale, un parere personale, ieri sera è stato bello, ma stasera ha avuto una marcia in più. Grazie davvero. Poi grazie anche a tutte le persone che nei giorni scorsi si sono rese disponibili per montare il palco e che poi lo smonteranno nei prossimi giorni. E grazie anticipato. E poi grazie anche a tante persone che hanno dato un contributo magari non visibile, ma contributo nel senso di materiale, collaborazione, tempo prestato. Ecco, nel grazie includiamo proprio tutti nella maniera più larga possibile. Grazie anche ai ragazzi delle Verdi Note, dai quali abbiamo appunto attinto i canti che questa sera hanno accompagnato il musical. È stata distribuita a tutti la immaginetta con l'immagine appunto di San Vincenzo. C'è sul retro una preghiera, la possiamo insieme recitare a conclusione di queste due sere piacevoli ma anche profonde, come appunto grazie reso a Dio, a San Vincenzo, a loro che ci hanno accompagnato a scoprirlo. Trinità Santissima, che hai plasmato la vita evangelica di San Vincenzo Grossi e lo hai reso fedele servitore di Cristo e della Chiesa nel ministero sacerdotale, amorevole educatore dei giovani e saggio fondatore dell'Istituto Figlie dell'Oratorio, concedi per la sua intercessione pace al mondo, concordia alle famiglie, conforto a chi soffre, prospettive di futuro per le nuove generazioni, fervore ai sacerdoti, spirito di comunione alle parrocchie e a tutti fede robusta, speranza certa e carità attiva, per procedere speditamente verso la pienezza della vocazione cristiana. Grazie anche a voi che avete scelto di esserci questa sera. A tutti, buonanotte.